seatbelt sign. Please take your seats. Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo dei motori turbojet e turbofan. Oggi investighiamo questa categoria di motori che sono tra i più utilizzati nell'aviazione di linea. Già il nome, turbofan e turbojet, ci dà qualche indicazione sul principio di funzionamento di questi motori. Essi infatti sono dei turbocompressori, quindi hanno uno stadio di compressione e una turbina, e utilizzano due tecnologie diverse. Quindi il turbojet utilizza un getto, appunto, e il turbofan utilizza una ventola. Tutti e due i motori utilizzano il terzo principio della dinamica, il principio di azione e reazione, e praticamente, per farvela molto molto semplice, prendono una massa di aria, l'accelerano verso la parte posteriore dell'aereo e quindi l'aereo ha una forza uguale ed opposta che appunto spinge l'aereo stesso in avanti. I due motori li analizzeremo singolarmente perché hanno delle differenze, ma strutturalmente sono molto simili. La cosa interessante da dire è che il principio di funzionamento del motore dell'aereo è diverso da quello del motore della macchina. Però le fasi del ciclo termodinamico sono praticamente molto simili a quelle del ciclo Otto, quindi a quelle del ciclo dei motori a benzina. Infatti c'è una fase di aspirazione dell'aria, una fase di compressione, una fase di combustione e una fase di scarico. Ora, mentre nel motore a pistoni, come abbiamo visto nel video apposito, queste cose avvengono in un certo modo, nel motore a getto avviene tutto in linea, come vedremo adesso. Bisogna dire che il carburante che utilizzano questi due motori, essendo motori a turbina, come tutti i motori a turbina, quindi anche come i turboprop, è il jet A1, quindi è il cherosene, non è la benzina. Utilizzano questo composto di idrocarburi che viene finemente nebulizzato e poi incendiato. Ne abbiamo parlato anche in un video in cui ho parlato delle differenze fra i carburanti aeronautici. Per poter parlare di turbojet e turbofan dobbiamo parlare di bypass. Che cos'è questo bypass? Più propriamente il rapporto di bypass è il rapporto fra la massa di aria aspirata dal motore dalla inlet, quindi dal foro gigantesco che vedete nella parte frontale, e la massa d'aria che attraversa il core. Adesso vedremo che cos'è il core, vediamo prima il motore turbojet e poi il motore turbofan. Parliamo di motore a basso bypass quando il rapporto di bypass è 1 a 1, quindi praticamente tutta l'aria che entra finisce dentro il core, oppure quando questo rapporto si aggira intorno ai 2 a 1, mentre parliamo di motori ad alto bypass quando questo rapporto si attesta nel la proporzione di 5 a 1, quindi 5 parti aspirate di cui solo una passa dentro il core. Può essere anche maggiore questo rapporto. Prima di vedere cosa determina questo bypass, dobbiamo parlare di che cos'è il core. La cosa interessante è che i motori a basso bypass sono praticamente i turbojet, in cui abbiamo uno stadio di compressione in cui la pressione dell'aria viene fatta salire. Poi abbiamo una camera di combustione in cui avviene la combustione del carburante e poi abbiamo una turbina. Adesso capiamo concettualmente questi stadi che cosa fanno. Il compressore, come abbiamo detto, aumenta la pressione dell'aria in modo tale che l'aria in alta pressione arrivi nella camera di combustione e proprio in virtù della sua alta pressione, quindi la sua alta energia, la sua alta temperatura, inneschi la combustione spontanea del cherosene finemente nebulizzato dalle camere di combustione. E questa combustione genera un fortissimo aumento di temperatura che determina un'espansione del gas. Il gas non si può espandere verso il compressore poiché di lì arriva il flusso d'aria, quindi non si può espandere in quella direzione, si espanderà verso la turbina. La turbina è una macchina che utilizza l'energia, diciamo, termica del gas per convertire questa energia in rotazione. Quindi la turbina inizierà a ruotare e ora vediamo che cosa poi determina questo. I gas di scarico, una volta attraversata la turbina e appunto ceduta l'energia alla turbina, fuoriescono dall'ugello posteriore del motore fornendo una spinta. Adesso possiamo dividere il motore in due e lo dividiamo come parte anteriore alla camera di combustione e parte posteriore alla camera di combustione. Quindi troveremo due cose distinte. In prima battuta, quindi proprio all'ingresso del motore, dove c'è la inlet, dove il motore aspira l'aria, c'è il compressore in bassa pressione. Questo è saldamente collegato, quindi c'è un albero che collega questo compressore di bassa pressione all'ultima turbina, che è la turbina di bassa pressione, che è quella più lontana dal compressore di bassa pressione. Attorno a questo albero ruota un albero più grande, coassiale, quindi
ci ruota attorno, che trascina il compressore di alta pressione e la turbina di alta pressione. Ora vi spiego perché questa complicazione, poi quando parleremo del turbofan capirete che la questione si complica ulteriormente, ma non vi preoccupate perché è interessante capire come funziona. Allora, il compressore di bassa pressione viene trascinato in realtà dalla turbina di bassa pressione, perché il carburante brucia, attraversa prima la turbina di alta pressione e poi la turbina di bassa pressione. La turbina di bassa pressione, essendo collegata al compressore, fa sì che il compressore comprima in bassa pressione l'aria, e quest'aria poco compressa arriva al compressore di alta pressione, che è trascinato dalla turbina di alta pressione. Questa turbina di alta pressione, quindi, è quella più vicina alla camera di combustione, quella che sottrae inizialmente la maggior parte dell'energia e quindi trascina il compressore con sé, in modo tale che nella camera di combustione arrivi il gas in alta pressione. Quindi è un circolo chiuso: la turbina gira perché arriva aria compressa e quindi questa accende il carburante e fa girare la turbina, però l'aria compressa arriva dai compressori, che girano poiché gira la turbina. Non è moto perpetuo perché c'è il carburante di mezzo. Nel momento in cui voi togliete il carburante, questo motore si arresta, e anche parecchio velocemente. Chiameremo stadio N1 lo stadio di compressore a bassa pressione e stadio N2 lo stadio di compressione ad alta pressione. Ora, questa N1 ed N2, probabilmente chi fa simulazione o chi ha pilotato aeromobili sa bene che sono due parametri che si leggono nel cockpit, appunto quando parliamo di motori turbojet. E normalmente questo parametro viene espresso in percentuale, non viene espresso in giri al minuto, perché in base al motore, potendo montare l'aereo diversi tipi di motori alcune volte, si preferisce dare la percentuale. Per cui il 100% di N1, ad esempio, vuol dire che il compressore di bassa pressione sta girando al massimo delle sue performance. Sappiate che questo parametro può superare il 100% per brevi periodi, per ad esempio performance durante particolari decolli in particolari condizioni atmosferiche. Per cui il motore riesce ad erogare una potenza lievemente superiore rispetto a quella per cui è disegnato, però per poco tempo. Questo motore, di cui vi ho parlato adesso, il motore turbojet, è un motore molto compatto perché non ha la ventola, come vedremo adesso con i motori turboventola, ed è a livello di efficienza energetica più basso rispetto ai turbofan. Si preferisce in tutti quei campi in cui il motore turbofan proprio non si può mettere perché è troppo grande, ha una sezione troppo grande. E in definitiva la spinta di questo motore viene data dal getto, quindi il getto che fuoriesce dal motore spinge in avanti l'aereo. Bene, parliamo adesso dei turbofan. I turbofan sono praticamente dei turbojet con una parte in più, cioè la ventola. Questa ventola si pone nella parte frontale del motore, e qui capiamo che cosa significa alto bypass, perché questi motori hanno un alto rapporto di bypass. Perché, vi ricordate, il rapporto di bypass in questi motori è intorno a 5-1, quindi la maggior parte dell'aria sarà mossa dalla ventola e non interesserà il core. Il core è praticamente il motore turbojet, quindi ci passerà attorno. Invece una parte, una piccola parte, attraverserà il motore nella parte del core per far funzionare il motore stesso. Qual è la differenza di questo motore rispetto a quello a turbojet? In pratica, questo motore, avendo la ventola, ci deve essere qualcosa che fa girare la ventola. E quindi la ventola viene trascinata da una turbina a bassa pressione che è saldamente collegata alla ventola stessa. Quindi si parla di triple spool, di cui abbiamo l'N1 che diventa la ventola. Quindi quando prendiamo un motore turbofan e parliamo di N1, parliamo della velocità di rotazione della ventola. Poi abbiamo N2, ovvero lo stadio di compressione in bassa pressione, e poi abbiamo N3, ovvero la parte di compressori e turbine in alta pressione. Concettualmente nel mezzo non cambia niente, si aggiunge una parte. Questa parte è la ventola, e questa garantisce la maggior parte della spinta dei motori. Questi motori li trovate su praticamente ogni aereo di linea moderno, a parte l'MD80, che è un aereo ovviamente di linea datato e che quasi più nessuno utilizza, però ad esempio su 737, sul 320, sul 747, sul 380 trovate questo tipo di motori, cioè motori turbofan, che quindi spingono l'aereo grazie alla grossa massa di aria posta in movimento dalla ventola. Ultima parte
e come si avviano i motori a getto, che può essere interessante da sapere. I motori a getto devono essere avviati mettendo in rotazione delle parti del motore stesso. Quindi si utilizza l'APU, oppure un'unità di pressione esterna, in modo tale da inviare dell'aria in alta pressione nel compressore, il quale inizierà a ruotare e inizierà a comprimere l'aria. Quindi comprimendo l'aria arriverà a un certo punto all'incirca il 30% della velocità di rotazione dello stadio di compressione del compressore ad alta pressione, e quello che succede è che in questi parametri, poi cambia da motore a motore, si ha già una pressione sufficiente all'autosostentamento del motore. Quindi in questa fase, una volta che il motore sospinto dall'aria compressa entra in rotazione, si apre la valvola del carburante e quindi si alimenta il motore con il carburante. In questa fase quello che notiamo è un aumento della temperatura dei gas di scarico, detta EGT, e questo parametro sale fino a quando raggiunge, diciamo, una stabilità, c'è un picco nel momento dell'accensione e poi questo parametro si stabilizza. Ugualmente la rotazione dello stadio N2 si stabilizza intorno al 50-60% della velocità massima, dicendoci, praticamente dandoci l'informazione, che il motore è avviato. Quindi una volta che questo ciclo di avviamento è terminato, si può staccare, generalmente gli aerei sganciano automaticamente gli starter, e quindi l'aria compressa non fluisce più dall'APU o dall'unità di terra, ma è il motore che si autosostenta, e quindi poi il motore praticamente va da sé. Nei motori turbofan e turbojet sono presenti delle candelette che servono per assicurare in determinate condizioni che il carburante prenda fuoco letteralmente nelle camere di combustione, e queste candelette vengono accese in particolare durante la fase di startup, in modo tale da accendere il gas nebulizzato, quindi il cherosene nebulizzato, nelle camere di combustione, oppure in certe fasi del volo, al decollo, all'atterraggio, oppure in turbolenza o in occasione di forti piogge. Queste candelette garantiscono che se il ciclo termodinamico del motore in certi istanti non è in grado di mantenere il carburante acceso, quindi di infiammare il carburante, ci sono queste candelette che garantiscono una continuità di funzionamento. Bene, questi erano i motori turbojet e turbofan. Io spero che il video sia stato interessante e vi abbia aiutato un po' a capire un po' di più come funziona questo tipo di motore. Se il video vi è piaciuto, come sempre vi invito a mettere mi piace, a commentare il video se avete dei dubbi, dei suggerimenti o delle domande, e a condividerlo con i vostri amici. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a un prossimo video.